Il paradiso delle signore. Anticipazioni. Marta ritorna con Adelaide. Il paradiso delle signore prosegue e, nella settimana dall'11 al 15 dicembre 2023, arriva il colpo di scena che i telespettatori attendevano ormai da più di una stagione. Marta, ex moglie di Vittorio, fa ritorno a Milano, ma non è sola. Infatti c'è un altro personaggio importante che la accompagna. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore. Dove eravamo rimasti? Vittorio sa che non verrà mai perdonato da Matilde per averle nascosto ciò che sapeva sull'incendio al mobilificio. Umberto ritiene che la rottura sia un problema per l'azienda avviata con Tancredi, quindi spinge Flora a fare qualcosa per far ricompattare la coppia, ma la stilista non vuole farlo. Matilde, intanto, svela il suo progetto di partire per il Giappone e lasciarsi tutto alle spalle, non avendo intenzione nemmeno di ricominciare a frequentare Vittorio. Agata scopre i veri motivi per i quali i genitori non volevano che partecipasse al corso di disegno, mentre Vito prepara tutto per una proposta di matrimonio in grande stile per Maria. In questo modo il ragazzo spera di eliminare tutti i dubbi della sua fidanzata. Matteo si offre di aiutare Vito con l'organizzazione della proposta, nonostante questo vada contro i forti sentimenti che nutre verso la Puglisi. Lunedì, 11 dicembre 2023. La nuova arrivata Rosa continua a cercare instancabilmente un nuovo lavoro. La situazione però sembra essere più difficile del previsto. Armando, dal canto suo, è molto preoccupato e decide di fare una richiesta di aiuto a Don Saverio, sperando che lui sappia come risolvere le cose. Tra Maria e Vito, dopo la proposta le cose vanno a gonfie vele e sembra che la Puglisi abbia dimenticato la sua attrazione per Matteo. Per quest'ultimo la situazione è ben diversa e il ragazzo soffre vedendo i due di nuovo uniti, ma pensa di avere qualche possibilità con Maria e non vuole sprecare la sua occasione. Vittorio si dichiara a Matilde per evitare che vada in Giappone dopo aver scoperto i suoi propositi, e la Frigerio decide di perdonarlo, comprendendo che aveva solo intenzione di proteggerla e non farla soffrire. I due quindi iniziano una relazione, mentre Matilde dichiara di essere interessata soltanto a pensare al presente e di non voler avere nessuna preoccupazione per il futuro. Un telegramma arriva inaspettatamente a Villa Guarnieri ed annuncia l'arrivo di due persone, lasciando tutti molto sorpresi. Martedì, 12 dicembre 2023. Matilde si rivolge al suo avvocato per avviare le procedure che porteranno all'annullamento del matrimonio con Tancredi. L'intenzione della donna è quella di voltare pagina e chiudere per sempre questa storia della sua vita. Irene si occupa di un nuovo evento al Circolo, insieme a Leonardo. La Cipriani è molto impegnata e tutte le sue energie sono impiegate in questa organizzazione, cosa che non fa piacere ad Alfredo, ma fa storcere il naso anche alle sue amiche che non capiscono fino in fondo il suo comportamento. Irene decide di mettere da parte anche gli impegni con Alfredo per continuare ad occuparsi a tempo pieno della preparazione dell'evento. Rosa prende una decisione importante che riguarda il suo futuro di insegnante e che potrebbe non fare piacere a tutti. Tancredi cerca di capire se Flora sia una sua alleata oppure se stia dall'altra parte, cosa che la stilista aveva lasciato intendere ad Umberto rifiutando di aiutarli. Le cose peggiorano quando Tancredi si accorge che Flora gli sta nascondendo una lettera molto importante. I sospetti di Tancredi su di lei aumentano e sembra che il disanterasmo inizi a credere che la giovane stia facendo il doppio gioco e non stia davvero dalla loro parte. Mercoledì, 13 dicembre 2023. Tancredi rimane sconvolto quando scopre che Matilde e Vittorio ormai stanno insieme. La sua rabbia diventa incontenibile e l'uomo giura vendetta contro entrambi. Flora è preoccupata dal suo atteggiamento e teme che Tancredi possa diventare davvero pericoloso per entrambi. Umberto, nel frattempo, se la prende proprio con Flora, accusandola di non essere mai stata davvero dalla loro parte e di non averlo avvisato in tempo della decisione di Matilde, che lui sicuramente conosceva già. Tra Vittorio e Marcello lo scontro torna ad accendersi e i due si domandano chi debba prendere l'iniziativa nelle questioni di affari del paradiso delle signore. La tregua sembra finita, ma ad intervenire stavolta è Matteo, che prova a frenare l'intraprendenza del fratello e a fargli capire che sarà sempre Vittorio ad avere l'ultima parola su tutte le questioni della sua azienda. Alfredo e Irene hanno un appuntamento, ma la ragazza è troppo concentrata sull'organizzazione dell'evento al Circolo per ricordarsene.
così lo lascia aspettare da solo, mentre non ricorda nemmeno lontanamente di doverlo incontrare. Per Alfredo si tratta di un duro colpo, oltre che la conferma che Irene non è più innamorata di lui come un tempo. Giovedì, 14 dicembre 2023. Vittorio dice a Matilde di aver preso una decisione molto importante per il loro futuro. Infatti intende affrontare Tancredi invece di aspettare che sia lui a prendere l'iniziativa. Vuole mettere in chiaro che ormai loro due hanno una relazione e che tra lui e la Frigerio è finita a causa di ciò che ha fatto. Armando viene a sapere che Rosa ha dei seri problemi economici, tanto che ha molti pagamenti arretrati da fare alla pensione in cui vive. Dispiaciuto per la situazione, l'uomo prova ad aiutarla facendole una proposta che lei non si aspettava. Alfredo prova un risentimento sempre più forte nei confronti di Leonardo, ritenendo che sia stato lui ad aumentare il disinteresse di Irene nei suoi confronti. Il suo nervosismo non fa che aumentare, ma ciononostante decide di mostrarsi disponibile con la sua fidanzata e cerca di aiutarla nei suoi tanti impegni al circolo. Adelaide annuncia che sta per arrivare a Villa Guarnieri, ma porterà con sé un ospite a sorpresa. Tutti si chiedono chi sia, mentre l'esasperazione di Tancredi aumenta, sapendo che Matilde è felice con Vittorio. Tancredi incontra la moglie e la minaccia di procedere con una denuncia per adulterio, visto che lei è ancora sposata a tutti gli effetti. Venerdì, 15 dicembre 2023. Flora prova, anche se senza successo, a chiarirsi con Tancredi e di evitare che le cose degenerino. Rosa accetta di andare a vivere con suo zio e con Salvatore visti i problemi legati ai pagamenti della pensione. Vittorio è preoccupato per Matilde e per il modo in cui Tancredi gliela farà pagare. La Frigerio gli comunica di non voler rimanere ferma ad aspettare, ma prepara già la contromossa immaginando cosa potrebbe fare il marito per ferirla. Marcello intanto chiede scusa a Rosa per l'atteggiamento scortese che ha avuto verso di lei nei giorni precedenti. Anche Flora è preoccupata per Matilde, mentre Adelaide fa ritorno a Villa Guarnieri e viene accolta in grande stile. Con lei c'è Marta. L'ospite speciale è proprio l'ex moglie di Vittorio, che potrebbe sconvolgere gli equilibri proprio ora che lui è sereno con Matilde. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate il ritorno di Marta in questo momento, ed in che modo questo colpo di scena cambierà le cose? A voi i commenti.